benvenuto al coro Cima Verde che abbiamo l'onore di avere questa messa che ce l'animerà ricordando i loro cari amici defunti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle carissimi, riconosciamoci tutti peccatori, invochiamo la misericordia del Signore e perdoniamoci a vicenda dal profondo del nostro cuore. Signore, via che riconduce al Padre, Kyrie eleison. Cristo, verità che illumina i popoli, Christe eleison. Signore, vita che rinnova il mondo, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Padre, che nell'umiliazione del Tuo Figlio hai risollevato l'umanità dalla sua caduta, dona a questi Tuoi fedeli la gioia santa perché liberati dalla schiavitù del peccato godano della felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Rallegratevi con Gerusalemme, esultate per essa tutti voi che l'amate, sfavillate con essa di gioia tutti voi che per essa eravate in lutto. Così sarete allattati e vi sazierete al seno delle sue consolazioni. Succhierete e vi delizierete al petto della sua gloria. Perché così dice il Signore: ecco, io farò scorrere verso di essa come un fiume la pace, come un torrente in piena la gloria delle genti. Voi sarete allattati e portati in braccio, e sulle ginocchia sarete accarezzati. Come una madre consola un figlio, così io vi consolerò. A Gerusalemme sarete consolati. Voi lo vedrete e gioirà il vostro cuore. Le vostre ossa saranno rigogliose come l'erba. La mano del Signore si farà conoscere ai suoi servi. Parola di Dio. Acclamate Dio, voi
voi tutti della terra, acclamate Dio. Acclamate Dio, voi tutti della terra, cantate la gloria del suo nome, dategli gloria con la lode. Dite a Dio, terribili sono le tue opere. Acclamate Dio, voi tutti della terra. A te si prostri tutta la terra, a te canti inni, canti al tuo nome. Venite e vedete le opere di Dio, terribile nel suo agire sugli uomini. Acclamate Dio, voi tutti della terra. Egli cambiò il mare in terra ferma, passarono a piedi il fiume. Per questo in lui esultiamo di gioia, con la sua forza domina in eterno. Acclamate Dio, voi tutti della terra. Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio, e narrerò quanto per me ha fatto. Sia benedetto Dio, che non ha respinto la mia preghiera, non mi ha negato la sua misericordia. Acclamate Dio, voi tutti della terra. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso, come io per il mondo. Non è infatti la circoncisione che conta, né la non circoncisione, ma l'essere nuova creatura. E su quanti seguiranno questa norma sia pace e misericordia, come su tutto l'Israele di Dio. D'ora innanzi, nessuno mi procuri fastidi. Io porto le stigmate di Gesù nel mio corpo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con il vostro spirito, fratelli. Amen. Parola di Dio. Cristo regni nei vostri cuori. La parola di Cristo abiti tra voi nella sua ricchezza. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore designò altri 72 e li inviò a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi chi lavori nella sua messe. Andate, ecco, io vi mando come agnelli in mezzo a lupi. Non portate borsa né sacca né sandali e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all'altra. Quando entrerete in una città e vi raccoglieranno,
mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano e dite loro: è vicino a voi il Regno di Dio. Parola del Signore. Carissimi, leggendo questo brano evangelico, un grande biblista francese esclamò: incaricare questi uomini di conquistare il mondo sembra una follia, invece è onnipotenza. La partenza di questi poveri uomini è l'aspetto più mirabile, ma anche più inquietante del Vangelo. Ci fa capire perché Dio fa fatica a cambiare il mondo, a salvarlo, a illuminarlo. Dio ha deciso di non violare la nostra libertà, ha deciso di passare solo attraverso la nostra libertà, attraverso le nostre risposte. È bello, certamente è giusto tutto questo, ma in questo modo la storia diventa faticosa e capricciosa come l'uomo, e Dio corre il rischio del rifiuto, dell'ostilità, dell'incomprensione, il rischio della croce. E Dio ha scelto però questa strada. I 72 discepoli partono. Il numero sta ad indicare che tutti siamo apostoli, tutti siamo missionari. Infatti siamo cristiani veri nella misura in cui abbiamo sentito una voce, un amore, una bontà infinita che ci coinvolge. Dio non ha bisogno di cortigiani che gli dicono Signore, Signore, ma Dio ha bisogno di persone che lavorino per introdurre nel mondo quella novità che si chiama risurrezione. Dio ha bisogno di uomini non per sé, non per il suo onore. Dio ha bisogno di noi, per gli altri. Ha bisogno di noi, per darci la gioia di assomigliare a Dio che è altruista all'infinito. Un cristiano che non sente bollire nella sua anima la voglia di gridare il Vangelo, che non sente il dovere di parlare di Dio, che non sente l'urgenza di impegnarsi nell'apostolato, non è un cristiano, ma solo un pagano verniciato di cristianesimo. Così deve essere la vera comunità cristiana. In questa direzione ci deve portare l'esperienza cristiana della domenica. Il mondo ci fa paura quando lo combattiamo con i suoi stessi mezzi, con la violenza, violenza con violenza, orgoglio con orgoglio, torto con torto, dispetto con dispetto, cattiveria con cattiveria. Ma il mondo non fa più paura quando si combatte con i mezzi insegnati da Gesù Cristo: mansuetudine, pazienza, sacrificio,
perdono, generosità, preghiera. È lo stile dei santi, lo stile di coloro che veramente fanno cambiare qualcosa in meglio nella storia del mondo. Infine Gesù dice: in qualunque casa entriate, prima dite pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di noi. Il cristiano sa che Dio ama tutti e quindi chi crede in Dio deve amare tutti. Don Cesare Bisognin, un giovane torinese ordinato sacerdote a 19 anni, quando era ancora logorato da un tumore, così commenta la sua ordinazione sacerdotale: io mi sono consacrato a Dio, ma Dio è di tutti, quindi mi sono consacrato a tutti. Pensiamo spesso, carissimi, alle parole di Gesù: in qualunque casa entriate, e domandiamoci se qualcuno è volutamente escluso dal raggio della nostra bontà. Dobbiamo avvicinarci agli altri, ma perché? Per portare la pace. Quanto ne abbiamo bisogno, carissimi, di portare la pace. Nel mondo manca la pace perché la pace manca nei cuori. Non è per fatalismo che vengono le guerre, ma per un'esplosione di inquietudine, di superbia, di dominio, di orgoglio che ha contagiato tantissima gente. Oggi manca la pace perché è l'epoca dei tranquillanti, perché sono irrisolti i problemi di fondo del cuore umano. Oggi manca la pace, infatti il suicidio nei paesi ricchi è la seconda causa di morte tra i giovani, la prima è l'incidente. Manca la pace. Il cristiano è mandato a portare la pace, ma non con una bacchetta magica, bensì comunicando con gioia conquistata, vissuta, posseduta. San Francesco d'Assisi, San Giovanni Bosco, San Luigi Orione, il Santo Papa Giovanni XXIII, e potremmo continuare nell'elenco, portavano la pace perché possedevano la pace. E possedevano la pace perché avevano rifiutato di aggrapparsi a speranze effimere e passeggeri, come fanno tantissimi dei nostri fratelli e sorelle. Per accogliere colui che è l'unico proporzionato al cuore e al problema dell'uomo, colui che si chiama Dio. E questo, carissimi, uscendo da chiesa, dalla nostra messa domenicale, devono accorgersi che siamo stati alla scuola della parola di Dio, che abbiamo celebrato il mistero pasquale, che abbiamo cantato l'Alleluia. I nostri fratelli e sorelle che sono alla ricerca del Signore
si devono accorgere di questo quando escono dalla messa domenicale. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato e salito al cielo siede alla destra del Padre. Nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio. E con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato. Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amo. Fratelli e sorelle carissimi, Dio ci consola come una madre consola suo figlio. Forti nella fede, innalziamo a Lui con fiducia le nostre invocazioni, dicendo insieme: donaci, o Padre, la tua consolazione. Per le comunità cristiane e per i loro pastori, perché sappiano discernere e abbandonare quello che impedisce loro una testimonianza trasparente del Vangelo, preghiamo. Donaci, o Padre, la tua consolazione. Per quanti hanno responsabilità politiche, economiche, sociali, perché orientino le loro scelte e i loro impegni alla promozione fattiva di una pace autentica e solidale. Preghiamo. Per tutti i missionari e le missionarie, perché il loro annuncio sia sostenuto da uno stile di vita plasmato dalla logica dell'amore di Gesù Cristo, di Gesù crocifisso. Preghiamo. Donaci, o Padre, la tua consolazione. Per la nostra assemblea, perché nel pane e nel vino eucaristici riconosciamo il Cristo e come Tommaso professiamo con fede: Signore mio e Dio mio, preghiamo. Donaci, o Padre, la tua consolazione. E ricordiamo oggi in modo particolare i coristi e i simpatizzanti del coro Cima Verde: Bruno Merlo, Rino Lever, Rodolphe Sommers, Bruno Lever, Gino Bolognani, Ivo Bolognani, Vittorio Berti e Adalberto Bonora, che ci ha lasciati quasi un mese fa. Perché il Signore conceda loro la gioia del paradiso e ai loro cari il conforto della fede
nel Cristo risorto, preghiamo. Perché doni la pace al mondo, preghiamo. Padre, ascolta la nostra preghiera e consolaci con il dono del tuo Spirito Santo. Egli ci conduca nella pace di chi sa confidare nelle tue promesse, per Cristo nostro Signore. Per questo mistero di salvezza
uniti agli angeli santi, cantiamo l'inno della tua lode. Tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi fedeli, suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché sei resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Lauro, i presbiteri e i diaconi. E ricordati anche degli altri nostri fratelli e sorelle che sono morti nella pace del tuo Cristo, ammettili tutti a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla sua vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, Sant'Antonio
nostro patrono, i martiri, gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme: Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai giorni nostri. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni paura, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Guardandovi, scambiatevi il segno della pace.
il Signore designò altri 72 discepoli e li inviò a predicare il regno. Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i doni della tua carità senza limiti, fa che godiamo i benefici della salvezza e viviamo sempre in rendimento di grazie. Per Cristo nostro Signore. Diciamo il nostro grazie con un bel applauso al cuore. Il Signore sia con voi. Il Dio di ogni consolazione disponga nella sua pace i vostri giorni e vi conceda i doni della sua benedizione. Vi liberi sempre da ogni male e vi confermi nel suo amore nei vostri cuori. Vi colmi di fede, speranza e carità, perché sia ricca di opere buone la vostra vita. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, su tutti i vostri cari e vi rimanga per sempre. Amen. Glorificate Dio con la vostra vita, andate in pace. E buona serata a tutti.
Grazie.